Buongiorno a tutti, vi sono mancato, eh? Vi è mancata la mia voce mattutina? Ditemi. Eccoci qui, di nuovo su Valheim, di nuovo con il flauto. Redez, I have arrived. Chi cazzo è arrived? Chi è arrivato? Che cazzo... Che era quella scritta? Boh, comunque. Facciamo un piccolo recap. Da tanto che non facciamo un piccolo recap. Oggi mi sento di fare un piccolo recap. Allora, questo è il mio bugigattolo. In effetti è un po' spento. Sconce. È sconciato. Qui ci sono i miei tesori. Ne ho tanti di tesori. Qui ci sono i miei trofei. Ne ho tanti di trofei. Io ci sono cose a cazzo, tante di cose a cazzo. E di là sentite che cazzo di rumori infestanti. Allora qui devo aggiustare niente, eh? Tutto devo aggiustare praticamente. Allora, quante frecce ho? 70 e 100, ok. Find woods 17, oh. Allora, fermi tutti che oggi iniziamo alla grande, facendo un portale. Però mi tornerà utile, suppongo. Ora, purtroppo non ho cibo. Però non è importante. La cosa importante è che ci sia miele. Guardate che alba, che alba, che bella alba. Ok. Guardate che alba. E qui ci sono i miei... no, fermo. No, stanno come cani, stanno. Niente, qua ci sono questi che non si riproducono. Non so perché, però li ho voluti mettere lì dentro. Ora, fermi tutti perché... Ok, c'ho tutto. Credo. Volevo provare a fare un teleport. Anche perché noi abbiamo un sacco di cosette da fare. You're carrying too much. Oh. Ok, dovrei aver tutto per fare un portale. Come lo mettiamo? Questo lo mettiamo rivolto verso il sole. Wow, ho fatto un portale. È arrivato il cuorvo. Portal secret for fast travel between different parts of the world. Of course you need to build one and the other as well. And they give the same name. And they will be automatic. Oh, the same name. Quindi questo lo chiamiamo casa. Non è connesso a niente. Bene. Quindi noi possiamo andare dall'altra parte del mondo. Mi sembra un ottimo... Mi sembra un ottimo modo. Dobbiamo andare dall'altra parte del mondo. Ora, facciamoci un attimo mente locale. Allora, qui... Noi dobbiamo collegare da quest'altra parte. Quasi sicuramente. Anche perché per prendere in maniera agile il Fine Woods ho bisogno di bronzo. E purtroppo il bronzo ha un macello da fare, eh. Cosa ci possiamo portare per... È un casino, non so cosa portarmi in effetti. non ho tanta roba. Però è il nuovo. Ho un sacco di frecce, che è giusto. Alcune le potrei anche mollare qui. Purtroppo ho tutta questa parte dell'inventory bloccata.
Fine woods, questo mi servirebbe. Questo è facile da recuperare, non è un problema. Questa non so a che cazzo serva. Allora, facciamo così, per andare dall'altra parte del mondo avrò bisogno di cose basilari. Mi porto questo cordwood, questo core, anche perché di là avremo bisogno di questo, di fine woods, abbiamo detto. Questo si trovano facile, ma il fine wood è quello che mi serve di più. Quindi se io andassi dall'altra parte dell'universo alla ricerca del fine non avrei problemi ad attivarlo dall'altra parte del mondo, no? Allora, quello che potremmo fare anche perché ci sarebbe da craftare il resto, ma... dicevo, quello che potremmo fare è provare a tagliare un altro albero, portarci 20 fine wounds, attraversare tutto. No 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 no. Aspetta che forse lo riesco a portare. Spingi con me, dai. Spingi, spingi. Mannaggia. No, è troppo complicato qua. Quello che potrei fare... vabbè, questo lo faccio rotolare giù, qualcosa succederà. Sui cervi. Cazzo di casino qua. Perché io purtroppo, non avendo quell'ascia, non sapendo nemmeno come cazzo fare a portarmela. No, qua sta pieno di questi. Albero. Buono. Oddio, forse ho creato la l'ascia perfetta. Bella. Ragazzi, ho creato l'ascia perfetta. È perfetta. Oh. Ma magari l'avessi trovata prima questa. Questo è proprio il modo più rincoglionito di fare questo tipo di cosa. Ma ragazzi, a mani estreme, estremi rimedi, a me mi serve un portale per muovermi velocemente. Che culo. Oh, fe, 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 fe. Ok.
diciamo che non è andata malissimo. Facendo così si rompe, secondo me. Comunque un albero l'ho praticamente distrutto. 6. E quando finisco? Ma questo va a 0. Cioè, ormai jump a manetta, bro. Devo spingerci il tronco qua. Dai. Vacci su, vacci su, vacci su, vacci su, vacci su. Bella. Che culo. Ok. Allora, potremmo fare più o meno la stessa cosa qui. Vediamo se riesco a far cadere davanti. Ok, quello ci è caduto proprio là sopra. Non so se ho capito come cadono gli alberi, ma non credo, eh. Invece sì. Ok. È esattamente quello che volevo fare. Sì, esattamente quello, ma non avevo calcolato la casa. Porca puttana. Ma tu vedi che cazzo. Allora, vediamo un attimo se ho capito veramente. Dovrebbe capire più o meno sull'albero. Ok. Fermo. Ok, così funziona. Perfetto. Ok. Mi sa che due non le riesco a spostare. Ah, vabbè. Ok.
ma c'è. Ah, soffa un turbinio di... Questi li bloccano anche i fiori. Posso fare un gameplay così? Cioè, raga, ditemi voi. Però sono propositivo, dai. Positivo, perché la linea di massima, se faccio scendere questa velocità, bella, allora e dai. Addirittura. Cazzo, ma questi sono piccoli questi, mo. Quindi questi sono due. Ma allora ci metto una settimana. Ci metto proprio una settimana. Questo lo devo mettere più su. Mannaggia quella troia. Ma questi qua li devo far rotolare uno sopra l'altro. Io spero che ci sia una cosa più semplice di così. Arca di quella puttana. Ce la farò mai a distruggerli questi qua, cioè veramente. Io farò dei gameplay tutti impostati su rompere le legne così. Ma più che altro perché senza quei cazzo di portali, veramente, andare da una parte all'altra diventa implausibile. Cioè, linea di massima, la mia idea è... Guadagnerò più... Quante ne ho prese? 11, dai, ci sono comunque. Sai che cosa posso fare? Funziona e toglie un sacco pure. Ma no, non va bene. Allora, comunque questo lo devo mettere da qualche parte. Ce la farò a romperne uno almeno.
Ok. Mannaia. Intanto jump aumenta. Ah. Ok, sto diventando un mo 20. Oh. Guarda, io per tanto questi devo far sbattere di vicino, quindi non è un problema. Però cioè, il punto è dai. Ok. 23. Oh, mia, di massimo. No, si è bloccato su. Ok, a posto. Ho fatto 28. Sono molto felice. E ho fatto una tragedia qua. Intanto gli alberi si reggono per zicche e miracolo. Come si dice da me. Bene. Allora, indovinate un po'. Indovinate un po', indovinate un po'. Abbiamo tutto. Abbiamo tutto quello che ci serve. Per cominciare il viaggio, ah, questo è il bruto. Ah, possiamo provare questo. Ah, aspetta però. Ok. Oh. Mannaggia quella puttana. Devo ancora masterarlo l'arte di questo. Oh. Madonna. Oh, che liscio però. Dovrebbe essere un po' una roba per riprendere stamina. Bene. Ok. Molto meglio. Fa freddo, però io non dovrei sentire troppo freddo. Ok. Allora, quello che dobbiamo fare ora. Ah, c'è del Corvut. Scusa, ma per fare l'arco. L'arco bello. 10. Non ci facciamo prendere la mano di tutte queste cose, anche se. Anche se l'arco è una di quelle cose che uso sempre, non ci facciamo prendere troppo la mano. Ok. Allora, la nostra idea è quella di viaggiare. E noi viaggeremo. Allora.
Bene. Ci portiamo lo stretto indispensabile. Cioè lo stretto. Ci portiamo quello che ci serve qua. Questi non mi servono a niente. Questo non deve assolutamente andare perduto. La resina. Ok, va bene. La resina l'abbiamo usata. Direi che ci siamo. Possiamo partire. Ma prima un bel riposo. Eccoci qua. Alla volta. No. Non posso partire con la pioggia. Ma che dobbiamo fare? Dobbiamo fare da qua a qua, se non mi ci fa arrivare. Altrimenti dobbiamo andare qua. Sarebbe migliore. Poi dormire qua e poi andare qua. Oh, ma è leggermente spostato. Ammazzata fotonica. Dovremmo prendere un po' di... L'ho scoppiato. Fanculo. Niente, questo viaggio non ci conviene partire, cioè non ci conviene proprio, perché ci metteremo proprio un sacco. Oh. Lo faccio a scoppiare. Dove stanno i neck? Flint, sempre importante. Flint, sempre importante. Flint. Non ci stanno più i neck da ste parti. Dovrebbe essere una radura. Flint, a manetta qua. Eccoli. Madonna che... Cioè, vedete quello che mi triggera fortissimo?
Madonna quanto va rotolano fortissimo. Che non li seguo proprio facilmente. Ok, però diciamo che... Oh, un altro. Cioè, scrizza proprio fortissimo, eh. Abbiamo tre code. Chissà se col calderone poi mi fa generare qualcosa da mangiare. Sicuramente. Ok, siamo tornati praticamente allo spawn point. Ho fatto bene a non mettermi proprio vicino vicino allo spawn point. Ok. No, questa oggi proprio la pioggia è devastante. Oh. Andiamo a farmare un po'. Allora, segati tutti e due. Li faccio proprio scrizzare via tantissimo, eh. Allora, mi sto rendendo conto che se tolgo l'arma corro di più. All'arco corro di più. È proprio di poco, ma lo noto più col martello, perché il martello è un'arma pesante. Essendo un'arma pesante, giustamente. Chissà se faccio il doppio. Comunque la mira è proprio andata a mignotte. C'era un neck vicino perché sentivo il rantolo. Abbastanza sicuro. Ah, eccolo qua. Ah, due ha detto. Li ho splattati. Cioè, guarda dove cazzo arrivano le cose. Forse quest'arma è buona con... Ok. Finalmente è finito. Ora però io mi trovo a dover sistemare tutto. Vedete la mia zatterella? È quella che dovrò prendere poi. Un po'. Ok. Allora, trofei. Vabbè. Io direi che mi metto a cuocere l'orba. È inutile che vi faccio vedere questa cosa. E ci vediamo al prossimo gameplay. Però sta andando bene, dai. Dopo si parte, quindi. Prossimo gameplay si parte.